Wanna buy my laser wiper? What? Hot damn, laser beam's a must. Everybody I see just turns to dust. I'm like, damn. Yeah, cock back and bust the wasteland we trust for my ways of white. Salve a tutti ragazzi e bentornati ancora una volta sul mio canale. Io come al solito sono Zero e se non l'avete visto siamo pronti a cominciare una nuova gara online, non stavolta una stagione perché per l'appunto mi è tornata la linea internet da un bel po' di tempo e siamo pronti allora a vedere chi si unirà alla nostra partita. Ho anche modificato di molto la nostra auto, come potete vedere abbiamo anche un omino di marzapane, attenzione sul cofano, attenzione, mamma mia, ma c'è, scusi buon uomo non mi ingroppi. E abbiamo anche una bella luce della polizia, come potete vedere sul cofano. Di conseguenza adesso siamo diventati degli specie di policeman, se vogliamo. Mi scusi, boom, si tolga. Ma no, guarda che bastardi, hanno segnato già all'inizio. Vabbè, comunque hanno fatto anche un piccolo aggiornamento di un gigabyte e qualcosa, quindi tanto piccolo non era, che ha modificato parecchie cose del gioco. Grazie, cosa grazie? Centraggio, hai fatto un bel centraggio, amico mio. E hanno modificato infatti anche l'andatura delle auto e un po' la visuale del gioco, se vogliamo. Mi sta laggando a bestia perché sto caricando un video, quindi sorry nel caso. Dov'è la palla, buon uomo? Mi dia la palla, attenzione. Vado in mezzo, di derapata. Attenzione la derapata. Derapata di merda proprio. Scusi, dov'è la porta mia? Non mi sono scordato di che squadra sono. Sono giallo, quindi quello è il mio compagno. Vai Tyler, no? Ho leggermente sbagliato. Scusi, buon uomo. Piano, piano, eccoli. Vedete? Ci vuole un po'. Oh, non mi spinga così, guarda che inculata a sangue che ha fatto. Aspetti, mi serve la palla. Un attimo. Mamma mia, il passaggio di Zero. Sono diventato anche un semiprofessionista nel frattempo perché ho giocato un po' di volte per conto mio così. Questo gioco mi sta davvero attirando molto. Ha fatto cinecca, buon uomo, non vorrei dirlo, però. Aspetti, la prendo. Non è vero. Aspetti, ma che cazzo. No. Prende la palla. Qualcuno prende la palla. Bravo così. È andata fuori. Per adesso. Mamma mia, che bordello. Aspetti, ma che cosa fa la palla? Rimbalza su se stessa. Aspetti. Dove? Ma con calma, buon uomo, aspetti. Gol a caso, così, senza. Ho fatto un assist. Come ho fatto l'assist, vorrei sapere. Aspetti, quello era il mio assist? Beh, è stato un assist fondamentale, direi. Vediamo un po' come. Sì, è un bell'assist, a dire la verità. Non l'ho fatto di proposito, come sapete ovviamente tutti, però, ehi. Un assist c'è stato, grazie al nostro omino di marzapane sul cofano messo così, alla cazzo di cane. Aspetti. Buon uomo che fa? Vola? Eh? Simpatico. Aspetti, no, non mi spinga anche lei, però, uno alla volta. Qui dobbiamo andare con calma, circospezione. Bravo, boom, salti, petti, mamma mia, Zero, ma qualcuno non la pari, bravissimo, bravo, non ha parato, complimenti a lui allora. Ho fatto gol, qualcuno mi dica qualcosa, in difesa, bravi, aspetti, scriverò questo, solo questo, e possiamo andare avanti. Vada lei, io aspetto qui in difesa, non è vero, guarda come fugge, aspetti, dalla distanza, tira, attenzione, va sugli spalti, porca la puttana, dai, qualcuno, centri, la... no, l'ho lisciata alla grande, un liscio clamoroso. Che fa lei? Mi ostruisce la strada. Guarda quest'uomo. Aspetti. Ok, possiamo palleggiare fino alla fine dei nostri tempi in questo modo. Non è vero, sto scendendo un attimo. Aspetti. Guarda come prova a far gol Tyler. Vai Tyler. Attenzione là. No, ma guarda che merdina. Potevi segnare in modo. Oh, scusi, che fa lei? Si decappotta. Mamma mia, il gol. Oh mio Dio. Non sono capace di fare questi gol neanche volendo. Come ho fatto a farlo? Aspetti un attimo, voglio vedere il replay. Spingo quell'uomo in tutta sicurezza. La spingo, ok, perfetto, mamma mia che gol. Spettacolare, ok, siamo 3-1, vantaggio per la nostra squadra. Come al solito faremo due partite in questo episodio soltanto per... Scusi, che fa? Mi spinge, guarda sti bastardi. Sono della nostra squadra poi. C'è un piccolo lag, non so se sia dovuto all'aggiornamento che ha modificato un po' di cose. No, è proprio lag, oppure mi inchiappettano. Guarda che mi fanno fare la giravolta, aspetti. Qualcuno segni, attenzione. Guardate, stava veramente per buttarla fuori. Vabbè, comunque, possiamo passare avanti. Vediamo se riusciamo a surclassarle ancora di cazzotti con il nostro omino di marzapane. Mamma mia, l'omino. Aspetti! Che merda, aspetti. Vengo di nuovo, ho sbagliato minimamente la traiettoria. Ma una cosa leggera, più o meno, dai. Non sono andato dall'altra parte. Aspetti, mamma mia, il passaggio al muro. Aspetti, muro, vengo a salvarla. Che cazzo sta succedendo? Vai, Alex Sanders! Coso, tizio, aspetta. No, te l'ho tolta? Beh, cose che capitano. La vita è fatta di cose brutte e cose belle, amico mio. Aspetti, qui riesco a fare il golasso. Non è vero. Hanno segnato? No, guarda che idiota. È un genio. Lei mi fotte il turbo. Bravo. No, non è vero, guardalo. Aspetti, ecco, l'ho girato un po'. Visto? Tutto merito mio. Aspetti, la passo. Non è vero. Guarda lì. Qualcuno la prenda. Alexander, lei, ma che cosa fa? Mi spinge. Aspetti. No, non si faccia autogol. Sarebbe una cosa davvero scandalosa. Bravo. Per lo più i nostri difensori sono gli avversari, non so se avete notato, ma va bene uguale.
qualcuno la butta dentro, io sono qui a osservare. Aspettate, questo è il momento del Golden Goal. Non è vero, Alexander mi ha decappottato, scusi buon uomo, ma si faccia i cazzi suoi una volta ogni tanto, no? Qualcuno mi passi la palla. Da qui, mamma mia, ha avuto la mia stessa idea. Oh, questo lo devo ammettere, non ho fatto l'assist, non so in che modo Arcano l'abbia fatto, ma devo ammettere che è stato un bel gol. Guardate il tempismo che ha avuto Taylor. Potrebbe essere andata a botta di culo, sicuramente sarà per quello, ma don't worry, mo ci segnano. Non è vero, la butta fuori. Bravo, gentilissima come sempre. Allora, qualcuno la prenda. Aspetti, ci sono io. Mamma mia, il passaggio. Guarda qui, come si insinua. Attenzione. Non è vero, porca la puttana sta palla, mannaggia. Aspetti, volo un attimo. Ecco, non so se sia un aggiornamento, però ho fatto un tutorial come Mike Shosha e abbiamo scoperto così che... Attenzione, abbiamo scoperto che esiste anche quella cosa. Ma ho fatto segnare la squadra avversaria, sono sempre io. Oh, guarda quell'uomo come si catapulta. Si diverte perlomeno, immagino. E guardate l'uomo come si catapulta. Aspettate, fa vedere se ce lo fa vedere. Aspettate, dai, catapultati, eccolo lì. È simpatico quell'uomo. Comunque, no, quella è la nostra porta. No, non lo faccio, aspetti. Mamma mia, il palo che gli ho fatto, che parata eccezionale, ragazzi. Potevo anche fargli segnare l'autogol, ma ce l'ho fatta. Ho parato una palla, aspetti. Ecco, bisogna anche frenare in questo gioco. Aspetta, vado in derapata, boom, aspetti. Mamma mia, la derapata. Vai Taylor, porca puttana. Oh, qui possiamo fare un bel gol. Con calma, circospezione. Aspettiamo la giusta occasione, che era questa, ma l'ho sbagliata leggermente. Scusi, qualcuno mi passi la palla. Eccolo, non è vero. Beh, la partita è finita così, a quanto pare 5-3, risultato non male, davvero. Non sono stato l'uomo partita praticamente, perché abbiamo fatto un po' di casini vari e cari mazzi qualcosa. Comunque, attenzione, gli arancioni vincono per la prima volta in tutta la loro vita, non è vero? Vabbè, adesivi. E sono, primo, 2 gol, 2 assist a quanto pare. Not bad. E noi, ovviamente, da bravi cittadini e... persone, quali siamo? Eccovi accontentati, ragazzi, eccovi accontentati. Yay, possiamo andare? Siamo pronti quindi per la seconda partita che ci permetterà di vincere questo torneo? Non è un torneo. Vabbè, sti cazzi. Comunque, vi avviso, appena finirà il torneo di Rocket League... Mamma mia, che schifizza. Ah, ok, dicevo. Appena finirà il torneo di Rocket League, non farò più tornei ma solo gare. Però non lo metterò anche il mercoledì, ma solo la domenica, scusate, stavo dicendo il sabato. E mercoledì vedrò di elaborare qualcos'altro, qualche gioco indie o roba del genere. Vedremo poi in seguito. Per prendere quella palla io utilizzerei una strategia molto molto ambigua, che sarebbe quella dettata dal nostro grande omino di marzapane. E vi farò vedere tra un po' quale sarà. Osservate la strategia di... Mamma mia, non è vero. Che strategia di merda, però comunque è abbastanza simpatica. No, che cosa? Non laggare ora, giovane, esatto. Aspetti, che c'è il trambusto qui, aspetti un attimo. Siamo ancora gli arancioni, quindi... Niente, sono abituato agli arancioni. Mamma mia, che inculata al sangue. Qualcuno la spinga dentro. Beh, autodistruzione. Aspetti, la paro io. Non è vero, aspetti. Boh, che cosa fa, buono? Si sposti, per l'amor di Dio. Un attimo. Tutto legale qui. Vai che pagano i contribuenti, non preoccupatevi, tanto i disastri qua dentro. Oh mio Dio, dimmi che segno. Non è vero, stavo scherzando. Aspetti, la palla arriva qui, al centro. La palla arriva... ma guarda che bastardi questi compagni di squadra. Sto per segnare e mi sposto. Mi scusi, buon uomo, ma si levi dai coglioni. Anche lei, guardalo. Guarda questo che fa, attenzione. Mi passi la palla? No. Vabbè, vado per conto mio. Attenzione, c'è l'unicorno volante. Mamma mia, attenzione, guardalo come vola. Scusi, me la passa? Che dice? No? Niente? Vabbè, grazie sua. No, ma che cosa fa? Ma guarda come mi inchiappetta questo. Mi piace proprio inchiappettarmi. Aspetti che... Mamma, che cosa fa? La gente si schianta qui. Un attimo, signori, con calma. Oh, c'è la palla. Zero la tira. E segna. Attenzione, ha segnato. Quell'uomo si è buttato a capofitto. Come si permette? Il gol è mio, buon uomo, non mi intralci. Scusi, ma si levi, guarda questo. Ma che fa? Mi ostruisce la strada. Aspetti. Mannaggia la puttana. Un attimo. Porca mignotta. Vai. Farò io il gol. Non è vero, stavo scherzando. Bravo. Beh, assist immeritato. Assolutamente immeritato. Ma sti cazzi. Tion ha abbandonato la partita. Beh, si è incazzato, mi sa. 2-0. È una cosa difficile da sopportare. Il mio caro omino di marzapane. Andiamo, omino di marzapane. Abbiamo tutta una vita davanti. Guarda come volano sti bastardi. Aspetti. Si giri, buon auto. Ecco. Allora, la carrozzeria la pagherà sicuramente lo Stato. Don't worry. Allora, vai Alexander. Qualcuno me la dia, per cortesia. Guarda che gol a culo. Beh, un gol a culo così, però comunque ha segnato. Vediamo un po' com'è andata a finire, perché non l'ho capita mica sta cosa io.
Ah, è saltato al momento giusto. Dai, non è tanto a culo. È andato più sul... Oh, demolizione. Come ho demolito qualcuno? Non l'ho toccato neanche. Vabbè, dettagli. Aspetti, qualcuno mi passi la palla. Attenzione, zero si insinua in modo abusivo. Aspetti che prendo il turbo. Un attimo. Ok. Qualcuno si è fermata la macchina. Guarda come sballonzo l'alluminio di marzapane. Ah, mamma mia. Ti saluto in modo egregio. Aspetti, aspetti. Ah, ok, basta. Qualcuno mi dia la... Cosa su... Il lag supremo. Lag supremo, aspettate, eh. Si blocca la macchina all'improvviso. Una... No, io l'avevo presa la palla. Ma va bene, va bene. Farò finta di nulla. Vai, Daily Fox. Hai sbagliato traiettoria, fratello. Aspetti. No, l'ho spinto. Mi scusi. Mi ti... Peppe! Sì, Peppe. Dov'è Peppe? Deve offrirmi un panino quel bastardo. Aspetti, aspetti, buon uomo, aspetti. No. Oh, scusi, non l'ho fatto apposta. Mi deve credere, era già così l'auto quando l'ho trovata. Non le ho ridotto il parabrezza a brandelli. Aspetti. Questo è un buon gol. Questo è un buon gol, non è vero. Mamma mia che 360 però, eh. Dite la verità, giovani. Mamma mia, non è vero, tiro in porta. Ma quando mai? L'ho tirata ampiamente fuori, tecnicamente. Ma dettagli, dettagli. Non l'ha parata nessuno, quindi immagino che... Scusi, buon uomo. La palla. Qualcuno... Ok. Mamma mia che autogol formidabile. Riprendiamo da qui. Mamma mia il gol di zero. Sul serio? Wow. Mamma mia, guarda come vola zero. Ho segnato in una maniera sportiveggiante, davvero. Guardate un po' il mio gol. Col suo caro... Pony. Non riescono a pararla e va all'interno della porta. Mancano 46 secondi alla fine della nostra seconda puntata. Della nostra... Nostra, esatto, della nostra seconda partita, non puntata. E vediamo che altro succede qui nei dintorni, perché si stanno ammazzando come se non ci fosse un domani. Scusi, lei che fa? Rimane fermo. Che palleggia con la palla. Ma aspetti, qualcuno me la dia. Un attimo. Oh, con calma. Calma, aspetta. Ok, bravo. Un altro autogolo ci sta tutto, Rex. Vai. Vai, Rex. Non è vero. Volevo colpirti in modo abusivo, ma non ce l'ho fatta. Oh, guarda che come speronano. Tampinatore abusivo. Venga qui. Io chiamo la federazione dei tampinatisti abusivi. Non so cosa sia, sinceramente. Non l'ho mai vista in vita mia. Bravo. E un altro gol. È stato segnato. Come posso dire per dire buon lavoro? BL. Ecco qui. BL, attenzione, mamma mia. Aspetti, qualcuno mi dia la palla. Un attimo però, ok, calma. Ok, l'ho presa, l'ho presa. Attenzione, possiamo fare l'ultimo gol. BN, BL, no, ho detto solo BL. Bastardo, guarda come scrive abusivamente senza il mio permesso sto gioco. Comunque abbiamo vinto anche quest'altra partita. Attenzione, i vincitori siamo noi, gli arancioni. Oh mio Dio, non la metto perché è troppo figa. Per questo. Sono il secondo? Ah, ok, molto bene. E noi diciamo come in ogni altra partita, come ogni altra volta, stavolta però lo scriviamo in inglese rispetto all'ultima volta che l'abbiamo scritto, per la nostra grande vittoria noi diciamo solo una cosa. In modo del tutto non inglese scriviamo questa frase: For Obama, for Presidentes. Che non ha assolutamente senso, ma va bene uguale. Noi torniamo comunque al nostro menu principale. Spero come al solito che questo episodio sia stato di vostro gradimento, perché la nostra macchina ha effettuato molte molte modifiche. Nel frattempo vi faccio vedere tutte le auto che ho sbloccato. La mia preferita è questa, ma purtroppo non abbiamo colori adatti al per modificarla. Infatti non ci dà queste cose, guardate. Le fiamme e tutti gli altri colori non ce li dà. Comunque ho sbloccato tutte le altre auto, come possiamo vedere da questa immagine, semplicemente giocandoci, perché a livello 10 vi sbloccherà tutto il ben di Dio. Per adesso però la nostra auto migliore da scegliere, purtroppo senza colori, è l'Octane, perché ha tutti i colori che a noi piacciono ovviamente. E ha anche sbloccato l'opaco, metallo corroso e lucido. L'opaco è sempre il migliore a mio parere. E c'è lo Sweet Tooth, che sarebbero le ruote dell'autobus gigante, che io non sceglierò perché... Cioè, che sceglierò perché sono abusivamente brutte, di una bruttezza immane. Guardate lì la bellezza di queste ruote. Poi abbiamo ovviamente i fiori, che è una cosa scandalosa, ma che dobbiamo utilizzare. Poi abbiamo i cappellini, che ho scelto tra questi tre, ho deciso di cambiare un po', abbiamo messo quindi il Fez. E infine abbiamo quest'altra bandiera che non utilizzerò mai, perché abbiamo il nostro caro omino di marzapane che ci aiuterà nei momenti più bui delle giornate. Quindi che dirvi, ragazzi? Ho ancora qualcosa nel garage, c'è qualquadra che non cosa, aspettate. Qui forse? Ah, abbiamo sbloccato dei colori per quest'auto, vediamo. Ah, un teschio, vabbè, sti cazzi. Andiamo con l'Octane, la nostra Octane. Le stelle come sono? Aspettate. Le stelle sono For Obama. Incredibile. Comunque ragazzi, detto questo, spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto per quello che vale. Spero quindi che questi video vi piacciono. Se sì, commentate, iscrivetevi, condividete, mettete mi piace. Ditemi anche qui sotto nei commenti cosa ne pensate. E ovviamente fatemi sapere la vostra. Condividete se potete. E noi ci vediamo in un prossimo video. Quindi che dirvi, un saluto a tutti e al prossimo video. Bye bye.
Thank you.